È stato appena firmato nella stanza del sindaco del comune di Castel San Giorgio un protocollo d'intesa tra l'amministrazione comunale, l'istituto agrario del territorio presente qui appunto a Castel San Giorgio e gli istituti comprensivi locali. L'obiettivo è quello di andare incontro ad una tematica ambientale che rivesta sempre più importanza soprattutto tra i giovani e soprattutto l'iniziativa degli orti didattici, un orto didattico scolastico che vedrà impegnati docenti e soprattutto i ragazzi che coltiveranno attraverso anche l'ausilio di concimi naturali con delle compostiere che saranno distribuite sul territorio dei prodotti che poi finiranno sulle mense, sulle tavole delle mense scolastiche del territorio, quindi prodotti praticamente a chilometri zero, autoprodotti dalle scuole che finiranno appunto sulle tavole dei bambini del territorio. Sentiamo il sindaco Longanella. Noi daremo 500 compostiere ai vari cittadini di Castel San Giorgio per poter realizzare il compost con l'umido proprio senza conferirlo nei sacchetti alle raccolte, quindi realizzeranno questo prodotto che serve per concime nei propri terreni, riducono anche il costo, la paga, insomma, la tassa sui rifiuti e si fa un'azione di grande civiltà. Questi prodotti adesso d'intesa fra i due comprensivi delle due scuole medie, delle scuole primarie eccetera di Castel San Giorgio e di Lanzara insieme alla scuola agraria e all'istituto agrario hanno iniziato questa attività. Adesso hanno illustrato ai ragazzi come si usa questa compostiera, questi ragazzi metteranno tutto l'umido che producono nelle mense, nelle scuole, metteranno in questa compostiera, si realizzerà questo concime, questo compost che servirà proprio come concime per i prodotti che hanno seminato. Una bellissima concretizzazione di un'idea, quella appunto del chilometro zero e della collaborazione tra scuole, amministrazione comunale, scuole medie e scuole superiori. Una bellissima iniziativa perché proprio il tema dell'ambiente, il tema dell'agricoltura, il tema dell'alimentazione, il tema dei nostri giorni. E noi qui a Castel San Giorgio con i presidi e con l'amministrazione comunale diamo un grande esempio di concretizzazione di questa idea. In questo clima un po' di terrore, di paura, terra dei fuochi e così via, non diciamo altro, credo che sia importante far capire che anche nei nostri piccoli orti, nei nostri giardini possiamo produrre delle cose, appunto dei prodotti a chilometro zero, e quindi i bimbi devono essere salvaguardati proprio nell'alimentazione. Questa sia un'opportunità di una scuola molto molto pratica che risponde oggi alle esigenze di molti ragazzi che hanno bisogno di vedere con mano, toccare con mano il loro lavoro. Penso che possa soddisfare le esigenze di molti, molti ragazzi della zona. Andava un attimino spronato, come è giusto che venga fatto in questo momento. Ancora una volta vediamo coronato una delle buone pratiche per quanto riguarda l'agricoltura e quindi questo piccolo impianto di orto didattico nelle scuole dell'infanzia darà un semplice seme per poi poter fare un qualche cosa di più nel futuro.